Misano prova a ipotecare il primo match bola per la vittoria del campionato d'eccellenza, ospitando al Santa Monica il San Antonio di Medicina. Parte a ritmi accelerati il Misano, che si rende pericoloso sulle fasce con la sua rapidità. San Antonio che fatica a prendere le misure e disinnescare le assortite avversarie. Al decimo il Misano passa in vantaggio. Fasano ben innescato pesca in aria Miguel Londero, che come un vero bomber di razza gela l'incolpevole D'Agostino. Al sedicesimo Tonelli firma il suo 8° gol stagionale, risorvendo in mischia a 2 passi da Pontè. Bolognesi più intraprendenti del primo frangente e Misano colpito nella prima occasione utile. Al 20° si rifà vivo il Misano con il tiro potente di Serafini, direttamente su punizione, la sfera alta di pochissimo. 2 minuti dopo Pironi è libero di calciare e lo fa egregiamente con una bordata che D'Agostino devia in angolo con un colpo di reni. È il 27° ancora Misano, contropiede rapidissimo dei romagnoli con Torres che con un tocco soffice scavalca il portiere. Misano 2, San Antonio 1. Un minuto dopo, incredibile al Santa Monica, gol fotocopia. Cataldi con un bellissimo pallonetto beffa Pontet, ristabilita la parità. Grave disattenzione degli uomini di mister Filippucci. Rinizia il secondo tempo del match. Al 10° della ripresa il Misano prova a pungere con un tiro ben calciato da Bernardo Torres, ma D'Agostino fa buona retroguardia. Un minuto dopo Torres, ancora lui, entra in area di rigore, il portiere è lesto a chiudere lo specchio e l'attaccante non riesce alla doppietta. Si rimane sulla 2 pari. Netto predominio territoriale per i romagnoli che faticano però a concludere in rete. Al 15° doccia fredda per il Misano. Per Cataldi è un gioco da ragazzi pietrificare dentro l'area piccola Pontet. Ora il risultato dice Misano 2, San Antonio 3. Al 26° Torres ci riprova su punizione, ma la palla non scende. Misano in questo frangente poco lucido in area bolognese. San Antonio sempre temibile nelle ripartenze, come alla mezz'ora, con il salvataggio miracoloso di Miguel Londero. Al 40° contropiede micidiale del San Antonio e Turatti può trafiggere per la 4ª volta Pontet. Misano 2, San Antonio 4. Senza Marino e Semprini e con una sfilza di giovani promesse, il Misano inciampa in casa contro un'avversaria di ottimo rango come la San Antonio. Il Misano si ferma così a quota 63, il San Antonio balza a 59. Ora il Misano andrà a Cervia e vedremo se riuscirà a tenere il primato. Davvero un bel finale di campionato quando mancano 2 giornate alla fine del campionato di eccellenza. Ma noi andiamo subito negli spogliatoi e sentiamo l'umore di Signorini, dirigente della locale squadra. Noi sapevamo delle potenzialità offensive del Sant'Antonio. Noi sinceramente abbiamo il nostro modo di giocare, che non lo rinneghiamo mai, è quello che insegniamo ai ragazzi, lo insegniamo anche nel settore giovanile, di giocare il pallone, il possesso palla. Oggi abbiamo perso una partita, io personalmente non ho nulla da recriminare, perché come ho detto prima noi abbiamo una nostra filosofia. Abbiamo perso una partita per degli errori, forse i primi 2, siamo stati un po' disattenti e poi per dei contropiedi. Io sinceramente, se devo vincere una partita difendendomi in 6 per 90 minuti, preferisco perdere una partita del genere. Questa è la dimostrazione che il calcio è bello perché ognuno lo interpreta alla sua maniera. Noi abbiamo una nostra filosofia e come abbiamo sempre detto stiamo vivendo un sogno più grande di quello che è il nostro. Io l'ho detto più volte anche nello spogliatoio ai ragazzi, il nostro obiettivo non è vincere il campionato, il nostro obiettivo è giocare a calcio, insegnarlo, praticarlo e poi cercare di ottenere il massimo che si riesce a ottenere. Quindi questi ragazzi sono 8-9 mesi che stanno dimostrando qualcosa di straordinario, sono migliorati in maniera incredibile. Non dimentichiamoci dove eravamo 2 mesi fa, eravamo 11 punti dalla prima in classifica e quindi sinceramente io sono molto molto tranquillo. Infatti nel Misano giocavano una sfilza di giocatori veramente giovani e quindi questo è un motivo d'orgoglio, che comunque hanno retto bene nel campo, hanno avuto un predominio territoriale, quindi questo le fa molto piacere. Sì, mi fa molto piacere, è normale che le assenze di Marino e Semprini forse pesano, ma non è detto perché non abbiamo la controprova. Fra l'altro in fase offensiva, come ho detto prima, abbiamo realizzato 2 gol, siamo stati 90 minuti nella metà campo dell'altra squadra, quindi non abbiamo nulla da recriminare. Sappiamo che in queste partite possiamo anche perdere, perché se gli altri indovinano le giuste giocate in contropiede, però ripeto,
Io non ho nulla da recriminare a me, ai ragazzi, allo staff tecnico. Stiamo facendo un campionato incredibile, dobbiamo solamente stare tranquilli, continuare. Poi alla fine del campionato, che è il 20 maggio, raccoglieremo i frutti, quelli che secondo me abbiamo meritato di raccogliere. Veramente è una bellissima prova qui al Santa Monica, con 4 reti. Te lo aspettavi una partita del genere? Sicuramente eravamo preparati a una partita molto impegnativa. Sono stati bravi dal primo minuto, hanno sottomesso al loro gioco, ma alla fine siamo riusciti in contropiede a portare a casa 3 punti veramente importanti per noi. Ancora un pochino ci sperate la vittoria del campionato, o comunque al secondo posto, oppure rimane solamente un'utopia? No, noi naturalmente ci speriamo fino all'ultimo e lotteremo fino alla fine del campionato per questo obiettivo, anche perché è il nostro obiettivo stagionale, quindi lotteremo fino in fondo per arrivarci secondi anche. Invece la formazione del Misano come l'avete vista? Un pochino stanca, riuscirà secondo voi a impadronirsi appunto del titolo del girone B, oppure ci sono squadre meglio attrezzate? Sicuramente il Misano è una squadra che gioca veramente molto bene, devo ammetterlo. Infatti ho fatto i complimenti a tutta la squadra, perché hanno un calcio veramente veloce, di prima giocano, tecnicamente sono veramente bravi. Oggi credo che hanno pagato un po' troppo il possesso palla, però sono stati puniti in contropiede, infatti, 2-3 gol venuti in contropiede. Devo dire che fare complimenti anche al Misano, che è un'ottima società, ben attrezzata in tutti i sensi, e anche dal punto di vista calcistico è veramente una buona squadra.